Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, stasera finalmente ragazzi commentiamo una vittoria del Pisa, perché ci voleva sotto ogni aspetto, sia per quanto riguarda la classifica sia per quanto riguarda la, diciamo, i ragazzi, perché alla fine questa vittoria ci voleva per il morale, insomma, per lo spogliatoio, per tutto. E beh, noi ieri sera nella live con Michele Buffalino abbiamo detto uno, e uno è stato. Allora andiamo a vedere subito, diciamo così, la gara. Un primo tempo ragazzi che sì, il Pisa ha attaccato e sono scesi in campo i ragazzi con la mentalità giusta e l'idea giusta, quindi ha messo Todimo subito in prima battuta, il mister, e ha creduto in Belli e niente, e poi Marconi, Palombi, tanti errori. Io ho visto nel primo tempo ragazzi tanti errori che secondo me hanno condizionato forse la gara, perché sì, i ragazzi hanno spinto, ragazzi, insomma, hanno dato il massimo. Sodimo bravo, Mazzitelli, insomma, andava tutti i palloni, ma tanti errori in fase di rifinitura, tanti errori. Vabbè, si scende negli spogliatoi sullo 0-0, siamo alla ripresa e tutto succede nella ripresa. Allora l'Ascoli scende in campo determinata e purtroppo al 51esimo Bacic trova la rete. Ragazzi, oggi io direi un bravo a Perilli, un bravo a Perilli. Questo portiere io mi devo ricredere, perché sta crescendo, quindi probabilmente era solo una questione di tempo per quanto riguarda Perilli. Meglio così, io sono contento per lui e sono contento per noi. Quindi in definitiva questo ragazzo sta crescendo veramente, e il gol non si può dare la colpa a Perilli sicuramente, ecco. Quasi di chiusura forse abbiamo sbagliato qualcosa in difesa, era insomma magari una copertura in più su Bacic ci stava. Comunque vabbè, siamo sull'1-0, ma il Pisa non si meritava insomma di perdere questa partita, e non si meritava neanche di pareggiarla, perché sì, lo ripeto, tanti errori nel primo tempo, va bene, però insomma non è che poi l'Ascoli abbia fatto chissà quali cose. E niente, poi io mi sono sentito anche con gli amici, con Matteo, con Alessandro, insomma, e con altri, e alla fine io la vedo così. Secondo me il cambio di passo l'hanno fatta i nuovi entrati, senza ombra di dubbio. Quindi Gucker per Sordimo, che è stato il primo cambio insieme a Vide e Siega. Io Siega oggi non l'ho visto, non lo so, ma poteva forse fare di più. Birindelli per Belli, oggi cambio azzeccato da parte del mister. E Sibilli per Mali. Sibilli, ragazzi, un grande giocatore. Io non capisco perché il mister non lo metta subito alle prime battute. Che Sibilli veramente anche oggi, ragazzi, all'81esimo Reali è stato fortunato, perché vabbè, un bel tiro teso e va bene così. E poi Masucci per Marconi e Gucker alla fine ha fatto l'assist per Vido, 78esimo. Vido non ha fatto altro che appoggiare la rete, e quindi siamo sul pareggio. Un pareggio meritato, perché la spinta in avanti dopo che sono entrati, insomma, dopo che sono entrati Gucker, Vido, Brindelli, Sibilli e Masucci,
è stato veramente un cambio di passo, un'accelerata senza né hai né vai né come mai. Ecco, vogliamoci chiaro, un'accelerata veramente, una spinta in avanti incontenibile da parte dell'Ascoli, incontenibile. E ragazzi, io alzo le mani perché oggi Birindelli veramente bravo, bravissimo, bravissimo, ma non solo nell'occasione della rete, anche in altre occasioni. Oggi Birindelli veramente ha fatto vedere grandi cose. Bravo, bravo Samuele, bravo. Quando c'è da dire bravo, c'è da dire bravo. E oggi Samuele è stato un grande. Al di là che ci ha regalato i 3 punti, la vittoria in casa, è stato veramente, veramente bravo. Andiamo a vedere. Prende la palla, centrocampo, e non lo ferma nessuno. Un passo veramente, ha avuto un passo formidabile. Trova davanti alla porta, alle ali, tira nell'angolo, gol. Voglio dire, io secondo me questo non era gol, di più, perché insomma prende la palla al centrocampo, una cavalcata incredibile, arriva dentro l'area e secca le ali e non c'è stato niente da fare per l'Ascoli. 2-1. Dopo gli ultimi minuti, vabbè, sì. Voglio dire, comunque sia, l'Ascoli ha premuto, ha cercato di, chiaramente, cercato di riportare le sorti della partita al pareggio, ma non ci è riuscito, ma anche perché il Pisa comunque aveva la spinta in avanti data da tutti quanti. Bravo Gucker, è entrato, insomma, si è visto, io ho visto veramente dopo i cambi che ha effettuato il mister, veramente una squadra diversa, una squadra con le idee giuste e la mentalità giusta, veramente una squadra che ha preso coscienza di se stessa dopo il campo, ha preso coscienza che ce la può fare, anche se sotto di una rete, e ce l'ha fatta, ha strappato questa vittoria, perché per noi questa vittoria era importantissima. Saranno anche le altre, ma quella di oggi veramente era una vittoria importante, importantissima, da poter portare a casa. Ecco, quindi siamo saliti in classifica, avete visto, quindi insomma questa vittoria ci ha portato anche insomma su in classifica, e insomma va bene così. Ecco, io veramente devo dire bravo, ripeto, bravo Birindelli, bravo Perilli, bravo Sibilli, bene Gucker, veramente, e Masucci, che insomma è entrato al posto di Marco. Comunque io ho visto veramente il cambio di passo, l'ho visto dopo le sostituzioni, ragazzi, dopo le sostituzioni c'è stato veramente un forte cambio di passo, quindi bene, bene così. Bravo il mister a effettuare le sostituzioni. Io come al solito le avrei anticipate un attimino, ma vabbè, mister, lo sappiamo, ne abbiamo parlato anche ieri sera in live con Buffalino. Il mister la vede così, vabbè, nel senso, però io, ecco, io l'avrei fatto forse qualche minuto prima. Comunque va bene così, ragazzi, l'importante è aver strappato questa vittoria, perché questa vittoria ci voleva veramente. Bene, io per questo video, ragazzi, la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Grazie ragazzi, alla prossima!